più di linea, un po' più di margine per poi scaricare. Attenzione, una frenata rischiato, si è messa dopo una piccola intraversata e cade clamorosamente Sofia Goggia. Bruttissima caduta da Sofia, i cui prodromi c'erano da due curve precedenti. Si tocca il ginocchio, speriamo niente di grave. Ho visto una divaricata molto pericolosa. Pericolosissima, mancano 12 giorni ai giochi olimpici. Preghiamo che Sofia si rimetta in piedi. Corre Muchmeier tra gli allenatori del team italiano. Momenti di preoccupazione, brividi corrono lungo la spina dorsale di tutta la nazionale italiana e dei tifosi a casa. E siamo anche noi appesi. Momenti lunghissimi in cui l'inquadratura delle telecamere non ci fanno vedere se Sofia si sta rimettendo in piedi. Siamo in apnea. Muchmeier corre da Sofia Goggia, si rimette in piedi. È il momento di sentire come sono le condizioni dei legamenti. Questa atleta veramente ha un coraggio incredibile. Qualche volta rischia un po' troppo, aveva già fatto un rischio la qualche volta rischia un po' troppo, Giulia. Questa atleta rischia troppo tutte le volte, purtroppo. Come detto, le coronarie sono a rischio, ma qui ha rischiato i legamenti con quella divaricata. Sofia, ormai quel che è successo, speriamo non sia niente. Vediamo, siamo tutti con le mani nei capelli come Elena Curtoni. Non deve essere come l'anno scorso, quando a una settimana dalla rassegna iridata italiana lei si infortunò rientrando alla Pullman dopo che avevano annullato la gara di Garmisch. È in piedi Sofia Goggia. Trepidiamo con voi, con lei,